va? Bentornati nel mio canale, è un piacere che continuate a seguirmi e spero che anche questo progetto sia per voi molto utile, semplice da realizzare e veramente di grande effetto. Bene, come avete visto nelle foto di presentazione, oggi vi mostrerò come è semplice, rapido e veramente utile andare a realizzare un progetto davvero molto semplice, tant'è che il tutorial durerà veramente pochissimo tempo perché è tutta una lavorazione a mezze maglie alte che si ripetono fino a raggiungere una lunghezza di 2 metri, 2,50 m a seconda della vostra fisicità, e andare ad ottenere una maxi sciarpa con manica e polsino da poter indossare come cappa, come sto facendo io adesso in questo modo, come avete visto nelle foto. Io adesso sto indossando una cappa che mi va a coprire la spalla e il collo e mi dà questa particolarità di questo nodo molto ampio qua sulla parte laterale, che volendo posso andare a posizionare anche centralmente al mio corpo, oppure portato così laterale con questo proprio bellissimo nodo, andando semplicemente a lavorare un rettangolo dove andremo ad unire poi le ultime due estremità per di pochi centimetri e dove applicheremo un polsino. Questo polsino con la parte che abbiamo chiuso ci servirà da manica in modo da poter portare la nostra maxi sciarpa anche come coprispalla, come pullover, perché vedrete l'effetto è proprio quello di un pullover con un collo che possiamo decidere noi come portarlo, se più alto a V perché verrà una parte incrociata sul davanti oppure nella parte posteriore a seconda di come vogliamo indossarlo, e avremo la possibilità di ottenere da questo maxi rettangolo davvero tanti utilizzi, tanti modi e tanta versatilità da scegliere su quale tipo di abbigliamento andare ad indossarlo. Io adesso lo sto portando su un jeans, ma anche su un abito la sera, magari portando questa maxi sciarpa attorno al collo, se ho bisogno all'occorrenza posso trasformare la mia sciarpa in un coprispalle con manica, quindi perché no? Realizzeremo tutto a maglie molto chiuse, quindi una mezza maglia su tutto il progetto. Io ho scelto di lavorare con i filati di www.filatiolaire.it e ho realizzato tutta questa maxi sciarpa in mohair. Ho avuto bisogno di 190 grammi di mohair perché lavorerò con un filato a 4 capi, quindi dei filati veramente molto pregiati, molto sottili, tessuti a 4 capi su un'unica rocca, lo troverete già così disponibile nel negozio online, e daranno al nostro progetto morbidezza, calore, perché va veramente a scaldare come deve fare un coprispalla, perché un coprispalla invernale vada a tenere caldo come deve fare un coprispalla, e ci dà anche questo tocco di particolarità in più sul nostro abbigliamento. In queste giornate un pochino più fredde, con un pochino di pioggia, quale occasione migliore per andare a scaldarci il cuore con un morbidissimo e sofficissimo mohair. Vediamo subito di cosa si tratta. Vedete, questo è un grandissimo rettangolo, forse tanti di voi già conoscono questo accessorio, è veramente una maxi sciarpa rettangolare dove alla fine sono andata a chiudere la parte qua per realizzare una manica, ho applicato 2 polsini. Vediamo subito come si porta con manica, quindi chiaramente io posso utilizzarla come sciarpa, la sciarpa, beh, si sa, ognuno la indossa nel modo in cui ritiene più opportuno, però come avete visto adesso io l'ho semplicemente messa al collo e tirata giù lungo le spalle, ho realizzato una cappa.
gli utilizzi di questa sciarpa sono veramente infiniti. Una volta realizzato, starà a noi decidere in quale modo migliore andare ad utilizzarla e sfruttarla a seconda delle nostre occasioni. Per realizzare una misura più grande, noi lavoreremo un rettangolo circa di altezza 45-50 cm, che sono questi qua, per una lunghezza di 2 metri. Poi andremo ad applicare due polsine di 20-23 cm, quindi raggiungeremo con il polsino circa 2,50 m, e questa è una taglia che va a coprire small, media e large. Per la taglia più grande, quindi dalla large alla doppia XL, basterà semplicemente aumentare la misura del rettangolo, scusi, polsine, e portarla a 2,50 m, in modo da avvolgerci veramente in tutto il nostro corpo, e poi andare a lavorare questi polsini da 20-23 cm e trasformare da 2,50 m a 3 m la nostra lunghezza, in modo da riuscire ad avvolgerci completamente. Per l'altezza, anche quella si può decidere. Io lavorerò su 30, su 40 cm di altezza, però volendo si può trasformare anche in un'altezza maggiore, portandola a 50-60 cm, e ottenere ancora più copertura sia nella parte frontale che nella parte posteriore. Questo starà a voi. Io ho detto questo, vi lascio subito alla presentazione del materiale, un breve schemino di cosa andremo a fare, e poi il tutorial sarà veramente breve perché è una ripetizione. Vedremo insieme come andare a cucire la parte della manica, agganciare il polsino, e il gioco è fatto. Spero di avervi dato uno spunto anche per fare un pensiero, magari adesso che andiamo verso le feste, per il Natale, per fare un regalo che io credo che sarà veramente molto molto utile e molto gradito. Io vi rinnovo l'invito a seguirmi sul mio canale, nella mia pagina Facebook trovate i riferimenti nelle info di questo tutorial. Vi mando un bacio grandissimo e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se vi va, condividete il mio progetto sui social in modo da far crescere anche un pochino di più il mio canale. Vi mando un bacio grande, ciao a tutti, a presto! Vediamo subito i materiali protagonisti di questo progetto. Avremo bisogno semplicemente di questa bellissima lana, questo mohair, già tessuto a quattro capi, che troverete disponibile sul sito www.filationline.it. Questa è una lana morbidissima, molto calda e leggerissima. Il filato lo trovate già tessuto a quattro capi, il che significa che avrete a disposizione dei fili molto pregiati e molto sottili, che sono questi qua, già tessuti in un'unica rocca, per darvi la possibilità di lavorare questo progetto utilizzando veramente pochissimi grammi e avendo un risultato coprente, morbido e veramente molto leggero e di effetto. I polsini invece ho scelto di lavorarli sempre in mohair, però abbinando questa sottilissima lamina in lurex nero argento, per dare un tocco di luminosità e di brillantezza al mio progetto. Quindi utilizzeremo questo splendido mohair tessuto a quattro capi, e solamente per il polsino una lamina sottilissima in lurex. Tutti i riferimenti di questi filati li trovate nelle info di questo video tutorial. Lavoreremo tutto con l'uncinetto da 5 mm. E i polsini verranno lavorati con l'uncinetto da 4 mm, in modo da renderli un pochino più piccoli e lavorare la manica con un effetto un pochino particolare. Avremo bisogno poi di due marcatori, un metro da sarta, e le forbici per andare a tagliare il filo. Vediamo brevemente che cos'è che andremo a lavorare e poi mettiamoci subito al lavoro. Il progetto che vi propongo oggi è veramente semplicissimo e adatto a chiunque. Andremo a realizzare un rettangolo montando 35 catenelle con l'uncinetto da 5 mm, o comunque raggiungendo un'altezza di 40-50 cm di maglie, e andremo a svilupparle tutte in lunghezza fino a raggiungere 200-250 cm a seconda della nostra taglia. Lavoreremo tutto a mezze maglie alte, andando avanti e indietro sulle catenelle, quindi una cosa veramente molto semplice da realizzare. Una volta raggiunta la lunghezza, taglieremo il filo e ci dedicheremo alla lavorazione di un altro rettangolo più piccolo, che sarà lo sviluppo del nostro polsino. Il polsino lo lavoreremo in altezza, anziché come facciamo per il rettangolo, quindi in altezza, un'altezza di 20 cm, e andremo a lavorare avanti e indietro mezze maglie alte fino a raggiungere una misura giusta per la circonferenza del nostro polso. Lavorati questi 1, 2 e 3 rettangoli, perché faremo anche il polsino dall'altro lato, vi farò vedere come andare a cucirli. Faremo una semplicissima cucitura a circa 35-40 cm, compreso il polsino, sulla parte del rettangolo, per lasciare un'apertura di 1,70 m o 1,80 m qua nella parte della schiena. Cuciremo questi due lati, agganceremo il polsino e il lavoro sarà terminato.
Ho avviato 35 catenelle che sono la misura adatta per la realizzazione del nostro pannello principale. Sto utilizzando un altro filato per farvi vedere come si sviluppa tutto il punto. Quindi 35 catenelle che staranno a delimitare circa 40-50 centimetri, scusatemi, di altezza del nostro rettangolo. Sull'ultima catenella ne lavoriamo una in più, filo sull'uncinetto, nella terza dall'uncinetto entriamo una mezza maglia alta. Nella successiva una mezza maglia alta. La stessa lavorazione va fatta per il polsino con l'avvio di 25 catenelle, quindi 35 per il rettangolo principale, 25 per il polsino e andranno lavorati tutti e due nello stesso modo. Lavorata l'ultima catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con la lavorazione di mezze maglie alte, una sopra la mezza maglia alta sottostante. Entriamo nella prima, una maglia bassa e una catenella e procediamo a mezze maglie alte fino a tornare sull'altra parte. Il lavoro si sviluppa tutto in questo modo, sia per il pannello principale, quindi il rettangolo principale, sia per il polsino della manica. Dobbiamo ottenere per il polsino un'altezza, una larghezza giusta a ricoprire la nostra circonferenza del polso e per questo rettangolo dobbiamo raggiungere dai 2 metri ai 2,50 m in base alla nostra taglia. Ecco, quindi per le taglie un pochino più grandi come possono essere una XL o una doppia XL vi consiglio 2,50 m, per le taglie fino a ricoprire una taglia large, quindi small media large, sono sufficienti 2 metri. Alla fine del lato, lavorata l'ultima mezza maglia alta, voltiamo il lavoro e ricominciamo con la lavorazione di mezze maglie alte. Lo schema che dobbiamo andare a creare è questo qua. 35 catenelle per una lunghezza di 2 metri o 2,50 m, 20 catenelle, 25 catenelle, scusatemi, per una larghezza giusta a ricoprire la circonferenza del nostro polso. Quindi lavoriamo questi pannelli, facciamo due polsini e il pannello principale, vi farò vedere come si vanno a cucire. Per il polsino che io ho lavorato insieme al mohair, vi ricordo questa sottilissima lamina in lurex nero argento. Terminato il polsino, quindi avendo montato, queste sono le catenelle montate, quindi le 25 catenelle, ho lavorato 16 giri, quindi per andare a sviluppare una circonferenza giusta a racchiudere il mio polso. Mi trovo esattamente su questo punto e adesso devo andare a chiudere il polsino a cerchio per andare poi ad agganciarlo a tutto il resto del mio rettangolo. Una volta raggiunta la misura giusta, prendiamo le due estremità e andiamo a bloccare subito l'ultimo punto lavorato con il primo del filo dove abbiamo il nodino d'inizio, quindi della prima catenella montata su base. Entriamo nel punto, una maglia bassissima. Voltiamo il lavoro e adesso andiamo a far combaciare perfettamente tutte le 25 maglie che abbiamo sia su un lato che sull'altro lato. La cucitura la facciamo molto semplicemente in questo modo, prendendo una maglia da un lato e una maglia sull'altro lato. Vi faccio vedere così perché è nero e non si vede. Una maglia sul lato rivolto verso di me e la maglia rivolta sull'altro lato. Aggancio il filo, una maglia bassissima. Ho 25 maglie da chiudere insieme, procedo in questo modo fino ad arrivare dall'altra parte. 2, 3. Prendiamo proprio tutta la maglia.
Una volta agganciate tutte le maglie sulla parte laterale, posizioniamo il lavoro in questo modo e io ho sviluppato 16 giri, quindi ho 16 maglie da andare a bordare. Faccio una catenella e adesso vado a riprendere tutte le maglie che ho sottostanti, lavorando una maglia bassa e una catenella nel primo punto e facendo tutto un giro con mezze maglie alte, per un totale di 16 mezze maglie alte nel mio caso su tutto il primo giro. Alla fine del giro aggancio nella prima maglia iniziale con una maglia bassissima. Adesso questo polsino andrà cucito sulla parte dell'altro rettangolo, dove invece abbiamo sviluppato 35 maglie per raggiungere un'altezza di circa 35-40 cm. Io nel mio caso qua ne ho 16, quindi adesso andrò a fare in questo giro un aumento, lavorando dentro ad ogni maglia 2 maglie basse per raggiungere 32 maglie sul giro finale. Calcolate anche voi quante maglie avete su questo giro e procedete con degli aumenti fino ad arrivare al doppio delle maglie che avete adesso su questo giro qua. Quindi io adesso lavorerò 2 maglie basse dentro ad ogni mezza maglia alta sottostante. Alla fine del giro chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa iniziale. Adesso io ho 32 maglie su questo giro, devo arrivare a 35 per poterle agganciare dall'altra parte del mio rettangolo. Quindi adesso andrò a fare 3 maglie in più su tutto il giro, lavorandole proprio in modo simmetrico, quindi senza farle tutte nello stesso punto, vado a recuperare le ultime maglie che mi mancano. Alla fine del giro una maglia bassissima per chiudere e abbiamo terminato la lavorazione del polsino. Adesso ripetiamone un altro identico, quindi andando a fare la stessa lavorazione alla fine del giro, la cucitura e gli aumenti per raggiungere il numero di catenelle del rettangolo principale. Fatto questo, prendiamo il nostro rettangolo e vediamo come. Allora, io ho qua la mia lavorazione che sono già andata a piegare su se stessa, quindi queste sono le mie 35 maglie. Adesso prendo le due estremità sia da un lato che dall'altro e le vado a sovrapporre insieme in questo modo e lo vado a fare anche sull'altro lato. Io ho già piegato tutto, questi sono i miei 2 metri di lavorazione, non riesco a darvi l'immagine completa perché è veramente molto grande e sono andata a sovrapporre anche le altre due estremità. Adesso prendiamo il metro e un marcatore. I due lati devono combaciare perfettamente su questo punto e adesso con il metro andiamo a decidere una misura che con il polsino che poi andremo ad agganciare, che è questo, dovrà raggiungere 35-40 cm al massimo. Quindi misurate il vostro polsino. Io ho raggiunto 23 cm di lavorazione. Adesso, per arrivare almeno a 35 cm, io ho già fatto un altro lato, sono andata a chiudere qua 16 cm. La chiusura si fa su 35-40 cm, ecco, totali. Quindi io qua adesso chiuderò 16 cm, prendo un marcatore e mi vado a segnare il punto in cui devo andare, fino a dove devo arrivare con la cucitura, quindi questo punto qua. Cercate di non chiudere di più di 30-40 cm, altrimenti rischiate di non avere poi lo spazio giusto per girarvi intorno al dorso tutta l'altra parte della lavorazione. Adesso io qua ancora il filo agganciato, che non ho ancora sganciato della fine della lavorazione, e vado ad unirmi le due estremità semplicemente entrando in ogni maglia e lavorando una maglia bassissima, come ho fatto per la cucitura del polsino. Quindi da dove sono entro proprio nella prima catenella, che è questa, entro nell'ultimo punto lavorato, aggancio il filo e chiudo queste due estremità. E adesso dentro ad ogni maglia entro su un lato e sull'altro lato del lavoro una maglia bassissima fino a raggiungere il marcatore.
Raggiunto il marcatore, aggancio anche le due maglie che ho chiuso nel marcatore. Posso fare adesso una catenella e tagliare il filo. Per sicurezza facciamo un altro punto qua nell'ultimo punto. Una catenella e possiamo tagliare il filo. La stessa cosa va ripetuta chiaramente anche per l'altro lato. Adesso agganceremo il polsino qua, allo spazio che abbiamo creato andando ad agganciare queste due parti laterali. Il polsino lo agganciamo nello stesso modo in cui abbiamo agganciato, cucito adesso la manica. Allora, consideriamo che la cucitura che abbiamo fatto adesso ci resterà sul rovescio della lavorazione. Quindi, di conseguenza, poi il nostro lavoro, una volta cucite queste due parti laterali, andrà posizionato sul dritto. Questa è la lavorazione del polsino. Io ho ancora un po' di filo giusto per andare a cucirlo alla lavorazione. Anche per il polsino, io mi trovo ancora sul punto in cui ho fatto la cucitura, quindi sono sul rovescio. In questo caso, il polsino va portato sul dritto mentre il rettangolo principale rimane sul rovescio. Io qua ho l'apertura che si è creata da questa cucitura. Prendo il polsino, nel punto in cui ho iniziato a cucire, che è questo, posiziono l'ultimo punto del polsino dove ho agganciato il filo verso questo punto ed inserisco il polsino dentro al foro. Guardate che differenza fra la lavorazione del diametro del polsino e la lavorazione invece del diametro della manica. E va benissimo così perché dovrà avere questa forma particolare molto voluminosa la manica rispetto al polsino. Ok, mi posiziono in modo da iniziare la cucitura nel punto in cui sono andata ad unire le due parti del mio rettangolo principale. Qua ho il filo dell'ultimo punto lavorato sul polsino, entro nel rettangolo principale sulla cucitura e nell'ultimo punto lavorato sul polsino. Aggancio il filo e faccio una maglia bassissima. Io adesso ho 35 maglie sulla parte della manica, 35 maglie sulla parte del polsino. Entro dentro ad ogni maglia su un lato e sul corrispettivo dall'altro lato e lavoro una maglia bassissima. Vado ad unirle tutte una ad una, per un totale di 35 maglie. Agganciato anche l'ultimo punto, possiamo fare una catenella e tagliare il filo. Questo lavoro va fatto anche per l'altro lato. Ok, facciamo uscire il polsino dalla manica. E questo è ciò che dobbiamo ottenere dalla lavorazione di un polsino più piccolo agganciato a un diametro manica sempre con le stesse maglie ma molto più voluminoso. Adesso ripetiamo la stessa cosa anche per l'altro lato, facendo una cucitura laterale e poi andando ad agganciare il polsino alla manica.
E a questo punto il lavoro è terminato. Andiamo a tagliare i fili di troppo e possiamo indossare il nostro lavoro. Io spero che questo progetto vi possa essere utile, che possa piacervi, che possiate realizzarlo. È veramente semplice, veloce, ma di grande effetto. Io ho già iniziato la lavorazione di questo modello anche ai ferri, quindi a maglia rasata con i ferri da 3 mm e un'alpaca sottilissima. Sto realizzando il mio rettangolo da 40 cm per 2 metri e poi realizzerò a costa 2 polsini e li cucirò nello stesso modo. Quindi una lavorazione che si può fare sia ad uncinetto sia ai ferri. Io le realizzerò entrambe perché mi piace questo progetto, lo trovo versatile, utile e soprattutto anche per fare un pensiero, un regalo adesso che ci avviciniamo alle feste, lo vedo veramente molto molto adatto. Io spero che mi facciate sapere nei commenti che cosa ne pensate e andrò ad indossare adesso il mio progetto per registrare la presentazione. Vi mando un bacio grandissimo, ciao a tutti, a presto!